Ciao a tutti belli e brutti, qui è MazzaFusta94 e oggi sono tornato con un nuovo video qui su Formula 1 2012 a soddisfare l'ultima parte della richiesta di un nostro iscritto. E la richiesta consisteva nel fare, diciamo, tre gare a Monza con HRT, Caterham e Marussia. E oggi sono qui per farla con la Marussia. Prendiamo Glock, così. 5. Sereno perché. Ok, prosegui. Quindi a Monza, eccolo qui. Andiamo subito a Monza. L'altra volta ero arrivato secondo, non mi ricordo dietro a chi, ma veramente di pochissimo. Ma l'altra volta avevo il Kers. Questa volta non avrò il Kers perché, come sapete, la Marussia nel 2012, perlomeno quando hanno fatto questo gioco, non aveva il Kers assieme all'HRT, quindi purtroppo molto svantaggiate, ma ognuno fa quello che riesce, diciamo. Ma comunque adesso quest'anno qui l'hanno tutti il Kers, da quello che ho capito. Anche perché Goku dice che quest'anno appunto l'hanno installato tutti sulle auto. Possiamo già partire, tanto non devo fare nessun tipo di modifica. Non appena 5 giri, quindi le gomme morbide vanno benissimo. Vorrei provare a vincerla questa perché sono arrivato quinto in una, in quella dell'altra con la Caterham mi è arrivato secondo. Quanto parto? No, no, Reg. Perché? Dai, vento. Mi sa che non ci arrivano. Ovviamente il Kers non ce l'ho, ma questo lo sapevo già. Guardate quanto mi staccano! Wow! Aspettate, aspettate che faccio la chicane. Dovrei riuscire a prenderne due o tre posizioni in questa curva. Due, direi. Anche tre. Non è vero? Tre invece, sì! Miro Perez. Sto mirando Perez. È piena di benza, non sto in pista. Cioè, fa le curve veramente come se fosse obesa. È lenta. Poi già è lenta di suo la Marussia, quindi. Guardate quanto mi stanno staccando anche dalla minimappa. Per fortuna loro fanno le staccate, diciamo, prima, frenano con gradualità, mentre io faccio una staccata proprio e li piglio. Però, considerando che Monza è una pista prevalentemente veloce, con queste auto qua c'è poco da fare. Diciamo. Infatti vedete com'è. Le posizioni le posso prendere solo alle due chicane e a una curva veloce alla fine. E in altri posti non posso. Solo qua posso. Oddio. Minchia, momenti, raga, momenti il ciocco, eh. A questa chicane che arriva posso prendere Perez, ma non sicuramente anche quello che c'è davanti. Che è Ricciardo. Lo tocco. Oddio. Oddio. Cioè, per fortuna non è andato fuori, che se no era penalità. Mi toccava usare un flashback. Però non c'avevo mica voglia, eh. Qua mi prende sicuro. Ecco, in questa curva che sta arrivando adesso, c'è possibilità che io recuperi qualcosa. Perché comunque io non è che taglio, però comunque la faccio un po' più rapida di loro. Prendo un po' molto stretta, diciamo, la prima entrata in curva e
E anche la seconda, diciamo, la curva all'uscita proprio di questa specie di serie di curve. Però loro, nel rettilineo che ho appena fatto e nel rettilineo che sto andando per fare, cioè mi aprono. Ma veramente piano. Non riesco nemmeno a prendere il DRS. Riga. Questa è la Marussia, cioè è un po' lento. Poverina. Mi sono attaccato a loro, però superiamo. Oddio, superiamo Massa. Così, proprio random. E probabilmente riuscirò a superare anche Hülkenberg. Perché di solito in questa curva io stacco proprio all'ultimo e poi quel che succede, succede. Perfetto. Perfettissimo, anzi. Mi è slittato un po' il sedere. Oh, ragazzi, domani è l'ultimo giorno di scuola. Per tutti, perché l'ultimo giorno di scuola è l'ultimo giorno di scuola. Però, per chi come me è in quinta, purtroppo. Oh, questo va forte. Ma. Porz. A momenti, rega. A momenti, rega. Ma dai, oh. Slitti. A momenti, mi giravo. Sto dicendo, per chi come me è in quinta, stai dietro, per favore. Non è finita qua, purtroppo. Infatti c'è st'esame qua, lezzo, proprio un esame lezzo, è quello della quinta. E niente, spero vada tutto bene. In bocca al lupo a tutti quelli che devono farlo. Ci sta, sempre. Non mi superi. T'ho detto che non mi superi. Ma ti ho chiesto per favore. Cioè, l'ho un po' ostacolato. In realtà mi avrebbero dato tipo la squalifica. Però, questo è F1 2012. È un gioco, quindi ci sta. Hülkenberg lo voglio superare. Preparati al sorpasso, vienici te! Cavoli. Macchina che va più forte, un trattore agricolo. Boia. Non mi dà neanche il DRS, guarda, eh. Uno. Va là. In effetti il secondino c'era. Sì, ma. Sta macchina è piantata per terra, raga. Per fortuna ho dato una toccata al freno, se no mi ritrovavano. Mi ricomponevano come un puzzle. Ma stai dietro, Massa. Comunque stavo dicendo con l'esame, cioè, cioè, ammesso sono ammesso. Oh, questo è molto chiaro, perché non ho nessuna materia sufficiente. Però mi dà proprio fastidio l'esame perché la tesina ho fatto una materia. Adesso, cioè oggi, lo sto facendo venerdì il video, venerdì 7. E a venerdì 7 ho fatto una materia. Più un'introduzione. E la materia che ho fatto mi ha detto oggi il professore che bisogna aggiungere una cosa. Quindi non è nemmeno finita. E non è che sia preoccupato di non finirla, ma per finirla la finisco. Sono preoccupato di non saperla il giorno dell'esame. Perché la devo finire, è vero, ma la devo anche studiare. E voi dite, vabbè, mentre la fai la si studia un po'. Sì, ok, però. Non è che la. Ho cacciato fuori uno, però oh, io ero interno. Quindi più che altro non sono preoccupato di non finirla, vabbè, no, sono preoccupato anche del fatto che non riesco a trovare argomenti nelle lingue, inglese e francese, perché non lo so, non ne trovo. Sto per finire la benzina, ma la gara è finita, quindi. Quindi in teoria mi piazzo decimo, un punto. Un punticino per Mazzofuzza. Sì, perché Fernando Alonso è arrivato, quel babbano. E io arrivo decimo, sì.
Un punticino, ragazzi, un punticino, sono riuscito a ottenere un punticino. Guardate quanto è contento, è esaltato. Timo Glock, Timo Glock, che di solito la sua posizione in arrivo è circa 26esimo su 24 macchine. È esaltato. Sì, lui è carico. Bravo Glock, molto bene. Vabbè ragazzi, io come sempre spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo lunedì con il prossimo video che non so bene ancora di cosa sarà, ma ci guarderò io. Bella ragazzi!